tra i fiumi di grazie. Decisamente più adatto a stare in acqua che sulla terraferma, si muove trascinando quasi la pancia sul terreno, soverchiato dal suo enorme peso che può arrivare a 4 tonnellate. È alto circa un metro e mezzo. Si regge su gambe non più lunghe di 60 centimetri. Va che arriva. Va che arriva. Ma che è ippo? Ma è un rinoceronte, ragazzi. Sono situate nella parte superiore del mare. Dov'è? Ah, ippo, qua c'è ippo. Dov'è ippo? Dov'è? Vai in avanti. Ma è lì in acqua. Deve andare avanti il trenino, sennò non può vedere. Vai avanti. Eccoli qua. In acqua. Osservandolo muoversi sott'acqua, si direbbe. Eccoli qua. Gli esemplari adatti hanno da 36 a 40 denti. Come quelli del parco faunistico delle cornelle, ragazzi, qua. Possono raggiungere gli 80 centimetri di lunghezza. In pratica. Con ippo. Rinoceronte. Il conino. Simile al rinoceronte. Ma indole più dolce e di dimensioni maggiori. La testa molto allungata è portata sempre bassa. No. Pensate se eravamo in macchina che ti veniva contro, Katia. Ti moriva tutta la macchina. Cambiavo l'auto. Non ti paga nessuno. Lasci il trucco a scontare. Contenente i legamenti per sostenere la pesantissima testa. Oh! Ha danzato sulla bocca. Me lo son perso. C'hai te. L'udito è buono e riesce a percepire anche il suono più basso. La maggior parte delle specie di carnivori si nutrono di carne. Carnivori. Sono dominanti in tutti gli habitat terrestri. Aia. Variano enormemente per dimensione e forma del corpo. Ma che cosa? Caratteristiche carnivori. Adatti a uno stile di vita basato su. Aia. Il carnivoro tipico è un corridore agile e veloce. Dove sono? Ah, eccoli, ne ha giunta dei leoni questa. Nel safari sono ospitati i leoni e le tigri siberiane. L'assiccio è potente e magico e sinuoso come i cittadini. È più grande carnivoro africano. Ha evidente dimorfismo sessuale. Il maschio si differenzia dalla femmina per una folta criniera che incornicia i lati del muso ricoprendo poi petto e collo. Il mantello a pelo raso. Ah, ma come ho messo fuori il telefono? Non mi arrischierei io. Ma come ho messo fuori il telefono? Così. Felino con spiccata sul crollino. Vive in gruppi composti da. C'è una macchina del safari che sta andando indietro là davanti. Sta indietreggiando. Eccoli qua. Un'altra musica del safari. Re Leone, ragazzi. Ma no, sono girati in là. Nel genetico dei leoni sono presenti due geni che determinano il loro colore. Il gene marrone è determinato. Micino? Il colore bianco è determinato da una combinazione genetica successivo responsabile del pigmento bianco riesce a prevalere sul gene dominante. Che determina la pigmentazione della pancia, quindi e cioè, in natura i cuccioli difficilmente riescono a sopravvivere, poiché fischia a mimetizzarsi con i colori della savana. Sono facile preda di iene e leopardi. I primi cuccioli di leone bianco vennero avvistati nella riserva africana di Timbabati. Al mondo non esiste qua la macchina Ranger. Qui a Safari Park sono presenti i primi esemplari esistenti in Italia. Un maschio di nome Flash e una femmina di nome Mora. E il loro figlio Simba. Trino sì, c'è la sua corsia. È la più grossa fra tutte le tigri. Ecco. Il maschio adulto può arrivare a pesare 360 kg e a misurare 4 metri. Eccola là. In fondo. Ma proprio là. Sì, tanto Trino passa veloce, vedi. Ma la raggiungerla.
Il mantello invernale eccola là, sensibilmente da quello estivo, sia nella forma, è più lungo, spesso e folto, sia nel colore, si schiarisce ulteriormente o assume delle tonalità ocre. Qua ci sono una eccole lì. E una protezione. Ma ste macchine. Foresta boreale. L'udito è il senso più affinato. Le macchie bianche sotto alle orecchie permettono di riconoscersi nell'oscurità. La vedo da qua. No. Quella no. Quella là sì. Predilige cacciare nelle ore dell'alba e tramonto, assalendo le proprie prede alle spalle dopo un breve scatto del punto di agguato. Eccola là. Il complesso delle prede tipiche è vario e rappresentato da cervi, cinghiali, caprioli, orni. Tipico animale solitario. Gli incontri tra maschi e femmine avvengono al momento dell'accoppiamento. L'età di riproduzione si aggira sui 3-4 anni ed il periodo riproduttivo copre l'intero arco dell'anno. Le femmine danno in estro per circa 7 giorni ogni 20 o 30 e mostrano la loro disponibilità marcando con urina e graffi i tronchi degli alberi. Dopo un periodo di gestazione di circa 5 giorni la femmina partorisce in una tana riparata, in media da 1 a 4 cuccioli. Il maschio non partecipa all'allevamento dei cuccioli, che dopo lo svezzamento seguono la madre nella caccia e cominciano a nutrirsi di carne. E si riproducono mediante la deposizione di uova. Le particolarità anatomiche che consentono loro di volare sono molteplici. Ali, piume, scheletro leggero e un efficiente apparato respiratorio. Non tutti gli uccelli però sono in grado di volare. Esistono uccelli atteri come lo struzzo, il nandù e l'emù. Si ritiene che discendano da antenati volatori. Ma dove vai? Dove vai? Come le ossa cade e le ali. Ma qua. Nei moneta e chi, i miei amici. Li vedi dopo, Sì. Quella, forse quella strada che viene in su. Sì, dopo li vedi andare in su da quella parte lì, sì. Parte del lato del parco. Sì, il lato di là dove fa tutto il lato. Sì. Ma è un percorso di andare dentro lì. Sì, ma è lungo. Li vedi proprio dal vivo. Ma fermi, mi sa che già. Ma poi ti saltano addosso. Sì, no, vai dentro proprio nella loro gabbia. Ma che c'è il percorso da fare lì? Ma tu sì. Tutte le razze di buoi domestici trae la sua origine dal muro. È messa davanti la Fiat. Panda. Si tratta di una razza domestica. Eccolo. Ma c'è proprio la macchina. Vai avanti un po', Trino. A forma di semicircolo quadrato verso l'alto. Che negli esemplari più pregiati possono raggiungere una circonferenza di base. Adesso va. Vedono tutti. Eccoli. Mamma mia, che corno. Ed è utilizzato soltanto per la produzione di latte. Lo sterco essiccato di questo bovino fornisce un muovere a palla testa, La madriade è un primate della famiglia Cercopithecidae. Questa specie presenta un marcato dimorfismo sessuale. Marcato. I maschi adulti raggiungono i 50 centimetri. Da questo lato. Certamente Trino passa di qua. Eccoli. Là che fa ginnastica. Qui. Amadriade. Hanno il pelo bruno e corto. Entrambi i sessi hanno spalle più alte rispetto alla groppa e presentano pronunciate callosità ischiatiche. Prima guardano tutti quelli del primo vagone davanti. 60 centimetri. Poi noi dietro. Le zone rocciose dell'Africa centro-orientale, in famiglie formate da una donna, una giovane femmina che diviene la femmina. Vai a letto! La femmina dominante mantiene con il maschio rapporti sociali molto diversi rispetto al neo. Non è là. La gestazione dura circa 6 mesi e si conclude con la nascita di un Loris, guarda sopra la casella. Guardalo! Eccolo! Ma che lì? Ma perché si gira di là? Gira il porco. Ma dai, ma vai a letto! Una sicurezza che è meglio di tutto i pericoli più immediati. Vai a letto! Buongiorno. Scusi, Da pochi metri ci fermiamo davanti alla fattoria. Chi vuole può scendere. È una fermata per chi vuole scendere. Giro, finisci giù alla stazione. Altri animali da vedere all'interno della fattoria. Caprette, pecore, asini, pony. Vogliamo scendere? No, sì. Andiamo a piedi e basta.
per arrivare alla stazione. Vi auguro una buona giornata e un buon divertimento. Non lo lasci. Grazie. Perché ce n'è un altro forse? Lì, eccolo. Beh, abbiamo visto ragazzi il safari col trenino, praticamente con lo struzzo. Ma ciao. Da lì. Qui è tutta, sì, questa qua è la zona della fattoria che vedremo dopo, l'area far west. No, far west. L'area far west è questa, sì. C'è il ristorante anche lì, in mezzo alla la puzza di carta. L'area far west. Qua? Punta fuori, qua davanti. Il Nandu è il più grande uccello del Nandu. Ah, Nandu. Lo struzzo. Nandu. È bella, famiglia. La terrestre ha portato questo uccello ad avere un corpo forte e zampe massicce. No. I due sessi appaiono simili. Il piumaggio è grigio o bruno con riflessi chiari. Guarda, c'è un altro qua. Le uova sono nonostante non sia in grado di volare, possiede ali piuttosto ampie che utilizza per allontanare eventuali predatori. Lama che spuda. Il suo nome è il di un maschio nel periodo degli amori. Lama. No, proprio uguale. Che non è sputare. No, ma sono dentro nella loro gabbia. Ecco, stiamo arrivando in stazione. Giro finito, ci vediamo al prossimo video.